Non solo la litoranea di Ponente, da oggi anche una scuola porterà il nome di Pietro Mennea, l'indimenticato campione di atletica che ha contribuito a far conoscere la sua città, Barletta, ovunque. Lo diceva da giovane, prima dei grandi successi ottenuti sulla pista. Ogni giorno bisogna reinventarsi, avere progetti ed ambizioni, e lui ne aveva tanti da realizzare, soprattutto in favore dei giovani. Adesso vive nel ricordo Pietro Mennea, anche di chi magari non lo ha mai conosciuto. L'istituto comprensivo di Via Canosa adesso si chiama come lui, il plesso Giovanni Rodari, per intenderci, la scuola secondaria di primo grado Rita Levi Montalcini, dove l'ultimo Tedoforo ha acceso la fiaccola, quasi come quella olimpica, tanto cara a Mennea, campione dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e detentore del primato mondiale della specialità dal 1979 al 1996, con il tempo di 19,72. Pietro, un po' come la disfida raccontata nel romanzo di Massimo D'Azeglio, un marchio distintivo che Barletta esporta orgogliosa in tutto il mondo. Intitolare la scuola a Pietro Paolo Mennea, innanzitutto perché lui è stata una persona che comunque ha voluto fermamente che i suoi valori fossero trasmessi agli alunni, ai giovani, ai bambini, e quindi condividere i suoi momenti con i momenti anche educativi e formativi della scuola.